Porca Valero, finisce qui, finisce 1-1. Mentre David Yushi mi si incazza, primo tempo per l'Inter, secondo per la Juve, 1-1, pareggio giustissimo. Vamos Juve! Inter-Juve, 34esima Serie A Team, live reaction, fino alla fine, vamos Juve! Dentro, a cercare una deviazione Bonucci allontana, si guardi Napolitano, prova a rimettere in mezzo, la ingola! Che ha pallone in mezzo a cercare la deviazione di Abraham, pallone che rimane lì ancora Scesni in due tempi, la battuta dentro a cercare una deviazione, palla che rimane lì Gardi, ancora la deviazione, palla che finisce fuori, sarà calcio d'angolo ovviamente, ancora Cristiano Ronaldo prova dalla distanza praticamente dal luce, sceglie Brozovic, ancora Perisic, Perisic va col mancino, pallone che esce da... occhio al pallone dentro, la deviazione Ken, porca miseria, guarda tu cazzo di butta, porco mondo ladro, rivediamo, palla verso Cuadrado, ancora Cristiano Ronaldo prova a difendere il pallone, appoggia, tocco di ritorno di Pjanic, Cristiano Ronaldo, ecco. Così qui qui così gol numero 600 in carriera, porco zio. Perisic dentro, Icardi cerca ancora Perisic, che occasione per l'Inter, si è allargata, ne guardi mo Cazzola, vuole uno contro uno con Politano, occhio a cross, Smina destro piazzato di Pjanic, Handanovic in due tempi, anche questa mica era male di giocata, non era facile colpire al volo, Pjanic l'aveva fatto molto bene, bravo Handanovic in due tempi, prova l'Inter dall'altra parte, Politano che c'è mo? La caccia del pallone, ci mette la bello aggancio di Cuadrado, quindi Andre Chan, soffio, occasione Juve, beh tra le cose bellissime di questa partita Camattina, aggancio di Cuadrado Camattina, mamma che vecino, Gio Mario occhio al tocco, Szczęsny questa situazione, poi Bonucci va verticalmente, non era facile, e allora Skriniar, c'è mondo, guarda tuo, buona idea di Gio Mario, Lautaro Martinez può andare col mancino, pallone largo bello, vai Cristiano, ci sono Kehl e Pereira in mezzo, porca miseria, soffio alla fine Pereira con... Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Finisce 1-1 tra Inter e Juventus in questo 34esimo turno della Serie A e per quello che si è visto in campo, primo tempo molto meglio l'Inter, secondo tempo molto meglio la Juventus, in pratica le due squadre si sono divise praticamente i due tempi, diciamo che il pareggio è il risultato più giusto che scaturisce da questa partita. Nel primo tempo l'Inter gioca molto meglio, approfitta anche del fatto che chiaramente le motivazioni fra le due squadre sono abissalmente differenti, difatti la Juve di fatto scende in pantofole letteralmente in campo nel primo tempo, l'Inter molto più convinta, molto più cattiva, arrivava sempre prima sul pallone, pressava in ogni parte del campo, va giustamente in vantaggio con Nainggolan al minuto numero 7 che fa questo grandissimo gol di destro sul quale comunque Szczęsny secondo me non vede partire il pallone e di lì arriva questo intervento perché la palla gli tocca il braccio ma poi finisce in rete. Tra l'altro l'Inter non approfitta del fatto, e secondo me lì l'errore madornale da parte dell'Inter è stato quello che non ha approfittato il fatto che la Juve ha giocato di fatto il primo tempo in pantofole, ha avuto diverse occasioni con Icardi, con De Vrij per raddoppiare, non lo ha fatto, nella ripresa è venuta fuori la Juventus che ha preso pieno possesso della partita, ha trovato il pareggio al minuto 62 con Cristiano Ronaldo che
concretizza un fraseggio sullo stretto che parte da Cuadrado che serve Ronaldo, Ronaldo a Pjanic, Pjanic di tacco per Ronaldo che di sinistro fulmina Handanovic. Anche questo è stato un gol bellissimo da PlayStation. Cristiano Ronaldo che fa il 20° gol in stagione in campionato con la maglia della Juve, ma soprattutto segna il 600° gol in 801 presenze con i club nella sua carriera, quindi chiaramente un altro record mostruoso di questo giocatore infinito che anche stasera ha pesato tantissimo la sua classe su questo Inter-Juventus. Ecco, dove finiscono i demeriti dell'Inter per non aver cercato il gol del KO, iniziano i meriti della Juve che, seppur giocando in pantofole, seppur regalando un tempo, trovandosi al cospetto di una squadra che gioca forse una delle sue migliori partite in stagione, comunque non perde la partita, anzi, poi dopo abbiamo rischiato anche di vincerla nel momento in cui abbiamo deciso che bisognava giocare, che era abbastanza quello che si era visto nel primo tempo. Penso all'occasione che ci ha avuto Pjanic, un'altra che ce n'ha avuta Ronaldo, lo stesso Pereira che ha esordito, che si è trovato con questa palla che gli ha sbattuto sul petto ed è andata alta. Il tiro di Emre Can è andato fuori pochissimo, quindi alla fin fine la Juventus poi dopo, nel momento in cui ha deciso di giocarla, ha rischiato anche di vincere questa partita. Chiudo velocissimamente sulla coreografia davvero dell'Inter, degli interisti, perché poi dopo se ve pigliamo per il culo, cioè come potete biasimarci, insomma, voi che perculate una squadra che vi sta sopra dei 26 punti, avete partecipato anche voi alla Champions, siete stati eliminati dai gironi e perculate quelli che sono stati eliminati ai quarti. Proprio la cartina di tornasole di una tifoseria che c'ha veramente del ridicolo. E poi chiudo con la sbroccata che ha fatto Allegri, perché l'ho vista poco fa a Sky. Insomma, ecco, Allegri, io faccio difficoltà davvero a dargli torto, perché è uno che sopporta, ma ad una certa anche lui sbrocca. Quando poi si vuole sentir dare lezioni di calcio da uno come Adani. E qua mi fermo davvero, non aggiungo davvero altro. Comunque, ve saluto, finisce 1-1, giusto così, ai prossimi appuntamenti, e come sempre, fino alla fine. Vamos, Juve. Ciao a tutti.